Giunti allora al momento di ridare la linea alla viabilità, sentire come vanno le cose sulle strade. Fra poco sarà con noi Peppe Lanzetta, attore napoletano, italiano, tutto nostro, ma cattivo per James Bond. La rosa purpurea. This is the end. Hold your breath and count to ten. Skyfall, per agganciarci al prossimo ospite della Rosa Purpurea, l'ultimo film in ordine cronologico di, della enorme serie di 007, ma anche uno di quelli che hanno incassato di più in assoluto, Skyfall appunto, e da quel successo si riparte con il prossimo Spectre, che sarà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal prossimo 6 novembre. In quel cast ci sarà un volto italiano, quello di Peppe Lanzetta, che è in collegamento con noi. Ciao Peppe! Buonasera a tutti, eccoci qua. Grazie di essere stato, di essere qui con noi alla Rosa Purpurea a raccontarci questa avventura. Insomma, tu sei un attore, scrittore, sei un uomo di cinema militante, con amici come Gaetano Di Vaio, per esempio, hai scritto pagine comunque importanti del cinema di Napoli di oggi, che è veramente una corrente importante del nostro movimento cinematografico, e adesso mi diventi una star così d'improvviso. Ma dai, no, innanzitutto sono contento perché, voglio dire, sentivo che si parlava di Cannes prima. Io 20 anni fa con Mario Martone ho avuto il piacere di rappresentare l'Italia con L'amore molesto, quindi è un bel clima, una bella atmosfera, e quindi facciamo il tifo per i film italiani. Detto questo, sì, Napoli è straordinaria fucina di cultura, di talenti. Però io ho avuto questo privilegio di, come dire, di essere stato scelto per questo ruolo da cattivo nella band di Christoph Waltz, antagonista di Craig, di 007. Per cui, voglio dire, sai, per me è stata una, come dire, un po' inusuale, nel senso che, voglio dire, io vengo da un altro tipo di cinema, ho scritto una ventina di romanzi, però, voglio dire, il mito era sempre là in agguato, qualcosa di fantastico doveva accadere. Questa è stata una grande esperienza. Ecco Peppe, raccontaci proprio questo passo nel mito, perché come dici, vengo da un altro cinema e ti hanno bussato alla porta, ti hanno detto casting numero uno, casting numero due, e poi signor Lanzetta, lei è dei nostri. Come è stato lavorare per esempio in questo ambiente così diverso dal nostro cinema, e a fianco, tu sei molto a fianco, nel film sarai molto a fianco a Christoph Waltz, come sono andate le cose? Ma niente, diciamo che io sono passato attraverso un provino fatto a Napoli, poi ne ho fatto un altro a Roma, e la casting inglese era rimasta molto colpita da una battuta forse che io feci, non lo so, è tutto un fatto poi di vissuto, diciamo così, e infatti rise molto. Dopodiché era stato Sam Mendes che aveva voluto diciamo il personaggio, e quindi per me, diciamo, un po' in incoscienza, perché, come dire, se fossi stato lucidamente dentro la cosa magari mi sarebbe venuto un colpo apoplettico. In realtà io ero, come dire, ero forse maturo, arrivato anche a un punto di disincanto, per cui, voglio dire, la mia parte l'ho fatta con molta diciamo allegria, pesantezza e leggerezza nello stesso tempo, cioè easy, come a dire, Daniel Craig fantastico. E poi è venuto che mi ha fatto quei complimenti, poi ho avuto il piacere di fare delle chiacchierate con il regista. Sul set c'era un'aria straordinaria, voglio dire, una grandissima professionalità. Beh, questa è la cosa che mi ha sorpreso di più. Infatti, dopo le 2 settimane che io sono stato a Londra, quando sono tornato a Napoli, rivolevo quel set. Ma dove stava questo? Ma sì, ma once in a life, come dicono quelli che se ne intendono. Senti, Peppe, invece dicevo, con Christoph Waltz com'è andata? Lui è un attore davvero straordinario. Cosa che chimica si è creata sul set con lui? Guarda, in realtà la cosa curiosa è che io faccio parte io sono l'italiano della sua band, diciamo,
ma non interagisco con lui, ho interagito con Daniel Craig quando a un certo punto si intromette nella storia del Palazzo Romano, quando viene, quindi praticamente più Craig il mio interlocutore, con Walsh abbiamo viaggiato insieme da Londra a Roma in un jet che loro avevano noleggiato per tutta la troupe, e io pensavo, Dio mio, quanta carne, quanti miliardi su questo aereo. Ho fatto gli scongiuri, perché ecco, perché dico, non sia mai Dio. Comunque, insomma, davvero, siamo convinti, Peppe, che tu continuerai a regalarci le tue interpretazioni straordinarie anche nel nostro cinema, che si difende sempre molto bene. Un napoletano adesso a Cannes sta facendo grandi cose, come Paolo Sorrentino, sì, però con quale io ho lavorato nel primo film, L'Uomo in Più. Straordinario capolavoro, L'Uomo in Più. Però, Peppe, sarà un piacere il 6 novembre, un piacere ulteriore, diciamo, il 6 novembre vedere, grazie, 007, grazie, al cinema e fare un po' il tifo per noi. Grazie. Mi permetti di salutare Ilario Citton del Fans Club James Bond Italia? Assolutamente, perché è una persona, è un nostro grande amico della Rosa Purpurea e anche grandissimo così manovratore delle cose dei tifosi di 007 in Italia. Per cui, insomma, salutiamo Ilario che è il cinema italiano che ci dà sempre un grande aiuto e grande appoggio. Peppe, grazie davvero per essere stato qua alla Rosa Purpurea. Grazie a voi, complimenti per la trasmissione. E allora con